Marlene. Barrett. Barrett, io credo che Marlene stia bene. No? Erit ha detto la bambina sta bene. Credo stesse parlando di Marlene. Sei sicura? Ma Biggs, Wedge, Jesse erano tutti e tre alla torre. Credi che non lo sappia? E che hanno combattuto insieme a noi per tutto questo tempo. E sarebbero morti. No, non riesco nemmeno a pensarlo. E tutta la gente del settore 7. Già, tutto questo è assurdo. Hanno distrutto un intero settore solo per far fuori noi. Quante persone saranno morte? È colpa nostra? Voglio dire, è colpa di Avalanche se sono morti degli innocenti? No, no, Tifa. È tutta colpa della Shira, della maledetta Shira. Quei dannati bastardi che stanno risucchiando la vita del pianeta. Solo per il potere e per riempire le loro maledette tasche. Se non li sconfiggiamo, finiranno per ucciderlo davvero il pianeta. Vai, Greta Thunberg. La nostra lotta finirà solo quando ci saremo sbarazzati completamente di loro. Io non capisco. Non capisci? Che c'è da capire? No, non quello. Non riesco a capire quello che provo. Tu che mi dici invece? Niente. Ehi! Dove diavolo pensi che stia andando? Ah, Aerith. Ah, già, la ragazza. Ma che c'entra lei in questa storia? Non lo so neanche io di preciso, ma è a lei che ho affidato Marlene. Marlene? Via, partito. Cioè, ormai l'unico pensiero di Barrett ovviamente è Marlene, dato che tutto il resto che aveva l'ha perso praticamente. Tifa, ormai non c'è più modo di tornare indietro. Esatto. E Tifa, sex symbol. Lascia il posto. Ok, prima cosa da fare qui, ovviamente, è tornare. Anzi, prima andare avanti, sbloccare la scena dove parlano tra di loro. E poi tornare subito indietro. Quindi, in questo caso, vedete, c'è solo Cloud qui. Cioè, non ci sono ancora gli altri perché non lo hanno raggiunto. No, qui è Cloud che praticamente sta andando via da solo. Ecco, e ora qui viene raggiunto dagli altri. Portami da Marlene. Stai andando a salvare Aerith, giusto? Sì, ma prima c'è una cosa che devo sapere. Cosa? Gli antichi. Piccolo flashback. Nelle mie vene scorre sangue degli antichi. Io sono il degno erede del pianeta. Queste sono frasi che per il momento non si sa. Eccolo qua. Sephiroth. Va tutto bene. Ehi, cerca di riprenderti. Ok. E adesso dobbiamo tornare subito indietro perché nel filmato si è intravista una materia nuova, ovvero la materia analizzante, che ci consente di equipaggiare la materia per ottenere scan, quindi analisi, fondamentalmente. La diamo a chi? Darla a Tifa, anche se lei fa predatrice già, quindi diamola a Cloud, così giusto per darla a qualcuno e tenerla addosso. Ovviamente la materia scan, se avete notato, può prendere un livello in più, però fondamentalmente l'abilità di scan già ce l'abbiamo. Con l'abilità in più avremo soltanto delle informazioni aggiornate o comunque delle informazioni aggiuntive per quanto riguarda i nostri nemici analizzati. Andiamo al Wall Market perché c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Prima di fare tutto quello che dobbiamo fare, ovvero andare da Don Corneo. Don Corneo. Chiamatelo come volete. Perché se vi ricordate, tempo addietro, quando ci siamo andati con le, diciamo, con le sembianze di donna, travestiti da donna, c'era una stanza che c'era preclusa, ovvero la stanza, dove praticamente facevano Baldoria. Gli scagnozzi di Corneo. Adesso questa stanza sarà aperta, quindi avremo la possibilità di poterci entrare. Non c'è nulla di che, ovviamente, perché come potete notare non c'è praticamente nulla. Però qui abbiamo una coda di Fenice, quindi era giusto prendere la coda di Fenice, uscire, e adesso vi faccio vedere un piccolo siparietto che si può vedere soltanto in questa stanza. Dove, se vi ricordate bene, c'era un letto particolare. Esatto. Adesso ci troviamo
ci troveremo qualcuno. Vediamo se... Ecco. Ehi, tu sei quel bast... Cioè, volevo dire, ti supplico, aiutami. Ecco, e qui praticamente possiamo aiutarlo o lasciarlo lì. In questo caso, vabbè, aiutiamolo. Grazie. A proposito, dopo che te ne sei andato, alcuni uomini della Shira sono entrati dicendo cose tipo qualcuno ha cantato e sono dei buoni a nulla. Si sono portati via il don e da quel momento mi hanno lasciato qui. Non posso restare qui. Se dovessero tornare, io me la squaglio. Ci vediamo. Via, e scappa. Ok. Questo era un piccolo siparietto che si può notare soltanto se torniamo qui in questo momento. Quindi niente di serio. E poi qui c'è la stanza del don, dove ovviamente già abbiamo potuto ammirare tutte le sue bellezze. E dove tecnicamente si può rientrare nella stanza da letto e qualora non l'avessimo fatto poter prendere dietro il letto lo stimolante, cosa che noi abbiamo già preso in precedenza, quindi giusto per darvi un'idea del fatto che comunque determinate cose il gioco ce le lascia, quindi non, noi non siamo delle volte vincolati a degli eventi specifici, ma abbiamo la possibilità comunque di poter gestire gli eventi un po' come meglio crediamo. A questo punto avete scritto qualcosa? No, la stanza delle zozzerie. Sì, esattamente, la stanza delle zozzerie. A questo punto, che cosa possiamo fare? Dobbiamo andare indietro. Anzi, prima facciamo una cosa. Anticipiamoci un pochettino del lavoro. Andando nel negozio di armi. Vediamo se già potevo effettivamente parlare col tizio. Ecco, vuoi salire anche te sopra la piattaforma? Allora ti serviranno delle batterie. Stai cercando di vendermi roba che hai trovato per terra? È informato, eh? Beh, sono state rigenerate, quindi vai tranquillo. E perché mi servirebbero delle batterie per andare di sopra? Lo scoprirei strada facendo. Te le vendo tutte e tre, ok? Che ne dici di 300 kill? Ok. Abbiamo preso le batterie. Top. Queste ci serviranno dopo. Per il momento, no. Quindi le abbiamo prese. Ci siamo anticipati un attimo il lavoro e adesso possiamo uscire. A questo punto la cosa che in realtà potremmo fare, che in realtà farò forse io, non so, cioè salverò comunque per avere la possibilità magari di passarmi il tempo, anche se non sono sicuro di farlo perché non è una cosa che mi serve al 100%, potrebbe essere una cosa figa da poter far vedere o comunque in generale da poter discutere, ma in realtà non è una cosa che si deve fare obbligatoriamente. Quindi non è un problema. E vi spiegherò ovviamente anche di che cosa si tratta. Allora, andiamo da questo lato. E poi un attimo devo andare da questo lato. Perché qui appunto c'è il salvataggio. Quindi salviamo un secondo dall'altro lato. Così se io voglio passarmi il tempo lo faccio. Però su questo non sono sicuro di farlo. Che comunque non è una cosa che mi interessa particolarmente. Però voglio farvi vedere una cosa. Ora vediamo se siamo fortunati. Ovviamente no. Quindi direi che ce ne possiamo anche andare. Voglio farvi vedere una cosa nello specifico. In questa zona, se vi ricordate bene, esistevano dei mostri o comunque degli incontri casuali che erano rappresentati da dei ladri. Questi ladri possiedono un oggetto interessantissimo da rubare, ovvero gli speed drink. Come il nome suggerisce, ovviamente, speed drink ci consente di castare una delle magie probabilmente più utili di tutto l'intero gioco e soprattutto di Final Fantasy VII. Esatto, bisogna rubare i ladri. Sembra quasi una cosa assurda, ma bisogna letteralmente rubare i ladri. Allora, dovremmo trovarli o qui. No, si possono trovare anche qui, o qui o nell'altra schermata. Sì, si trovano i ladri.
qui o là dietro. Ecco, nel dubbio darei lo stimolante a Barrett, io su questo mi dissocio, ovviamente. Non penso che... Ovviamente lasciamo perdere. Allora, andiamo dall'altro lato, perché possibilmente li incontriamo di qua, visto che di qua non li becchiamo. Sono in tutte e due le schermate, ovviamente, però giusto per farveli vedere, non è una cosa che ho intenzione di fare perché perderei troppo tempo. Andiamo via. Anche perché qua, per esempio, i mostri non cambiano. Invece in alcune zone cambiano. Eccoli qua. Allora, loro, come vi stavo dicendo prima, possiedono gli speed drink. Quindi adesso con Tifa tentiamo di rubare. Vediamo se... Ok, non hai rubato niente. Devo fare anche attenzione, esatto, perché loro mi fanno il borseggio. Ecco, mi hanno rubato lo stimolante, quindi eccolo, infuso rapido. Ok, abbiamo riottenuto lo stimolante e attacchiamo. Stop. Se vi rubano l'oggetto, eliminateli subito. Diciamo che l'unica cosa brutta in realtà di questa cosa è proprio questo, ovvero il fatto che se loro ti rubano un oggetto, tu devi subito eliminarli per riottenere l'oggetto. Quindi bisogna fare sempre attenzione a questa roba. Però una volta che comunque si è rubato, vi faccio vedere. Dov'è? Infuso rapido, eccolo qua. Attiva sprint su un alleato. No, no, l'abbiamo recuperato lo stimolante, è qui. L'abbiamo recuperato, l'abbiamo recuperato. Infuso rapido, vedete? Attiva sprint su un alleato. Quindi, cioè, praticamente permette di attivare la magia haste, o haste, in base a come la volete chiamare, su un alleato. E questo ovviamente può essere un grossissimo vantaggio, avere una magia del genere o comunque avere un oggetto del genere praticamente all'inizio del gioco, perché qui siamo ancora all'inizio del gioco, cioè non siamo neanche usciti praticamente da Midgar e già abbiamo la possibilità di avere haste, che è una cosa fuori di testa letteralmente. Comunque, non so se lo voglio farmare, voglio farmarmi qualche unità, ma... Sinceramente parlando, non credo, sinceramente, non credo di farlo. Altra cosa da fare è tornare dal ragazzino al quale abbiamo lasciato i 5 kill, se vi ricordate, all'interno del suo cassetto. Perché grazie a questi soldi, finalmente sono riuscito a comprare una cosa con i miei risparmi. Il mio sogno è diventare un grande commerciante al mercato murato. Sono davvero felice oggi. Tieni, voglio regalarti questo. Turbo Etere è praticamente una ricompensa, se vogliamo dirla così, per il fatto di non aver rubato praticamente i soldi al ragazzino. Quindi tecnicamente abbiamo ottenuto un oggetto in cambio. Adesso invece, signori, dobbiamo fare una delle porcate di questa nostra run, chiamiamola così. Facciamo la prima porcata, ok? Facciamo la prima vera maialata del gioco, ovvero vendere gli eteri. Ovviamente non li vendo tutti perché venderli tutti sarebbe un po' uno spreco, ma venderne circa, facciamo 69, e mi piace il numero, ci consentono di ottenere ben 51.750 gil. E guardate quanti eteri abbiamo, cioè quanti soldi abbiamo fatto adesso. Ah. C'è 80.000 gil. E ancora devo uscire da Midgar. Cioè,
Cioè, fenomenale. Sta cosa è letteralmente fuori di testa. È letteralmente fuori di testa. Va bene. Ok. Niente, piccola gag sul fatto appunto di vendere 69 oggetti, così, giusto per farci due risate. Va bene. A questo punto andiamo a casa di Aerith. Salviamo, visto che abbiamo fatto comunque delle cosucce. Abbiamo fatto un paio di robe. No, no, ero io che giravo giusto per l'euforia, per farvi vedere l'euforia. Cioè, vedete la differenza in 20 minuti di gameplay? 34.000 kill prima, 82.000 dopo. E uno dice, scusa, ma in 20 minuti come hai fatto a farmare tutti quei soldi? Beh. Diciamo che si può fare. Cloud, giusto? Si tratta di Aerith, vero? Mi dispiace, quelli della Shira l'hanno presa. Lo so, sono venuti a prenderla qui. Sono stati qui. Aerith ha voluto così. Ma perché la Shira le dà la caccia? Aerith è un antico, l'ultimo rimasto a quanto pare. Come sarebbe? Non sei sua madre, tu? Non la sua vera madre. Deve essere stato circa... sì, 15 anni fa. Durante la guerra. Mio marito venne mandato al fronte in una terra lontana chiamata Wutai. Sentite che qui stanno iniziando ad apparire luoghi che fanno parte integrante della lore di tutto il percorso di Final Fantasy VII. Quindi non solo di questo Final Fantasy VII, ma di tutta la storia che comprende anche Crisis Core e che comprende comunque anche tutte le vicende di altri personaggi che qui non abbiamo modo di poter analizzare meglio. Un giorno andai alla stazione perché mi era arrivata una lettera che annunciava il suo ritorno a casa. Visto là ci sono Jesse e Biggs che stanno festeggiando qualcosa, non si sa cosa. Persone che si rincontrano dopo tempo, che stanno insieme. Ovviamente si conoscono. Qui c'è la scena al contrario della donna che solleva l'uomo decisamente più in forma. Fa un po' ridere, effettivamente. Però il marito non c'è. Mio marito non tornava mai. Mi chiedevo... e se gli fosse successo qualcosa? Ma ogni volta mi ripetevo che semplicemente non aveva avuto la licenza. Andavo alla stazione ogni giorno. Finché... tra l'altro quella a terra e il soldato lì che non fa niente. Sta scena io veramente ogni volta non l'ho mai capita fino in fondo. Perché c'è Ifalna che praticamente è lì ferita dopo che era stata ricercata e trovata ovviamente dalla Shinra e poi fatalmente uccisa. Sono scene che si vedevano spesso durante la guerra. Porta Aerith al sicuro, furono le uniche parole che mi disse. Morì poco dopo. Mio marito non tornava e non avevo figli, ero sola, proprio come Aerith. Così decisi di portarla a casa con me. Ed è qui che effettivamente Aerith ha conosciuto la sua matrigna, no? Quindi la sua madre adottiva. Aerith e io ci affezionammo presto l'un l'altro. Quella bambina amava parlare. Parlava di un po' tutto, un po' di tutto, di un po' di tutto. Mi raccontò che era scappata da una specie di laboratorio di ricerca insieme a sua madre. Del fatto che sua madre era tornata al pianeta e che quindi non si sentiva sola, tra le altre cose. Ritornata al pianeta?
Non capivo cosa volesse dire. Le chiesi se parlasse di un posto nel cielo, ma lei disse di no, che parlava di questo pianeta. Era una bambina misteriosa per molti versi. Mamma. Belli questi cambi di scena dove un colpo c'è il team, poi non c'è team, cioè no, ti fa vedere praticamente l'unione tra passato e presente che si mischiano nei flashback, no? Bella questa cosa. Cioè, non potendo fare dei filmati, non potendo fare delle CGI come si possono fare adesso, ovviamente, come abbiamo visto comunque anche nel remake, che ci sono state diverse scene dove ovviamente il gameplay si unisce col video, col filmato, eccetera, eccetera. Qui esistevano questa specie di transizioni che erano fighissime ai tempi. Ti prego, non piangere. Eris si lasciò sfuggire quelle parole all'improvviso. Quando le chiesi se era successo qualcosa, una persona a cui vuoi bene è appena morta. Voleva rivederti, ma è già tornato al pianeta. Al momento non le credetti. Ma alcuni giorni dopo arrivò la notizia che mio marito era morto in azione. Ed è così che è andata. Erano successe molte cose, ma eravamo felici finché un giorno arrivò Zeng, che è completamente uguale, come anche nel remake, una cosa che è stata criticata tantissimo, ovvero il fatto che praticamente Zeng era identico prima a come dopo praticamente 10 anni quasi, anche se poi non sono esattamente 10, perché sono anche di più, tra l'altro, visto che lei parla addirittura di 15 anni fa, visto che comunque appunto, anche se qui Aerith è cresciuta un pochettino, quindi saranno sicuramente un 10 anni fa. Gradiremmo che Aerith tornasse da noi. La stiamo cercando da molto tempo. No, mai. Però l'hanno reso praticamente uguale, quindi alla fine, vabbè. Aerith, tu sei una bambina speciale, sei di una razza speciale. La tua vera madre era un antico. Naturalmente gli chiesi cosa fosse un antico. Gli antichi ci condurranno alla terra della suprema felicità. Aerith potrebbe portare la vera felicità a tutti coloro che vivono in questi squali di bassi fondi. È per questo che noi della Shira Company desideriamo che lei collabori con noi. Non è vero, io non sono un antico, no. Aerith, non ti è mai capitato di sentire delle voci quando ti trovi da sola? No, mai. Ecco, e se ne va. Ma io lo sapevo, sapevo dei suoi misteriosi poteri. Lei però cercava di nasconderli a tutti i costi, come feci finta di non così feci finta di non sapere nulla. Anche perché gliel'avrebbero tolta, quindi. È incredibile che sia riuscita a sfuggire alla Shinra per tutti questi anni. Hanno bisogno di lei, quindi non potevano farle del male. Ma allora cosa è successo stavolta? C'era una bambina con lei. Zeng le ha trovate mentre venivano qui. Non avevano via di fuga. Così Aerith si è consegnata alla Shinra in cambio della salvezza della bambina. Marlen. Marlen, hanno preso Aerith a causa di Marlen? Perdonami. Marlen è mia figlia. Non so come scusarmi. Tu sei suo padre. Come hai potuto trascurare in quel modo tua figlia? Ti prego, non dire altro. Ci penso ogni giorno. Se io morissi, Marlen. Ancora non ho una risposta. Vorrei stare sempre con Marlen, ma devo anche combattere. Perché se non lo faccio, il pianeta morirà. Quindi sì, combatterò. Ma dentro di me sono preoccupato per lei. Vorrei starle sempre vicino. Visto? Mi sono incartato. Sì, penso di aver capito. Comunque è di sopra che dorme. Vai pure da lei. E qua Barrett finalmente può tirare un sospiro di sollievo perché sa che comunque sua figlia sta bene. Lei giustamente piange, poverina. È tutta colpa mia. Sono io che ho coinvolto Aerith in questa storia. Non dire così. Aerith non lo pensa. Ok, e possiamo salire su. Vabbè, bei tempi. Marlen, meno male, sono così felice che stai bene. Papà, non piangere! Ah, la barba punge! Cloud, stai andando a salvare Aerith, giusto? Lei ha fatto molto per me. Se è contro la Shira che andiamo, non me ne starò qui a far niente. Vengo anch'io. Cloud, indovina un po'?
Erith mi ha fatto un sacco di domande, tipo, che ne pensi di Cloud? Scommetto che le piaci. Ecco, qui in questo caso dobbiamo rispondere, non ne ho idea, perché se smettiamo, speriamo, aumenteremo l'affinità con Erith e noi ovviamente non dobbiamo aumentare l'affinità con Erith. Tra l'altro oggi vi farò vedere anche un piccolo trucco per abbassare definitivamente diciamo, il punteggio con Tifa, dato che Tifa è quella che parte con un numero più alto diciamo, di punteggio per la relationship che c'è al Gold Saucer, mentre oggi vi farò vedere invece come praticamente renderla se non nulla, praticamente nulla. Non posso andare in valori troppo negativi, altrimenti potrebbe buggarsi il gioco, però va bene così, non ne ho idea. Tonto. Lo so, non vi preoccupate, ragazzi, so tutto quello che devo fare. State sereni, state tranquilli. Ok. E adesso ce ne possiamo andare. Stai andando a salvare Aerith, non è vero? Yup. Sì, vengo anch'io. Andiamo dritti al quartier generale della Scilla. Devi essere pronta al peggio. Lo so. Ora come ora sento solo di dover dare il massimo. Se rimanessi qui a far niente, credo che impazzirei. Vabbè. Ecco, Barret che parte tipo. Parte tipo una. Perdonami, ma potresti badare a Marlen per un altro po'? Certo, nessun problema. Comunque, questo posto è diventato pericoloso. Dovresti andartene da qui. D'accordo, ma tu promettimi che tornerai, che non ti farei uccidere. Penso che sia il giusto compromesso. E qui, adesso si va verso la irruzione Shira. Quindi ci stiamo praticamente avvicinando a quello che è stato praticamente il finale di questo primo Final Fantasy VII Remake, no? Cioè, vedete come effettivamente il primo capitolo del remake abbia in un qualche modo ampliato tutta questa zona di gioco, perché comunque noi ora abbiamo fatto 10 e passa ore di gameplay, ma perché mi sono messo a farmare, perché comunque ho fatto tante robe, mentre invece queste nel remake già erano praticamente mezzo gioco, se non di più addirittura. Quindi immaginate quanta roba effettivamente si poteva fare prima e quanta roba si può fare adesso. Come facciamo ad arrivare al Palazzo Shira? Ecco, non ci sono più treni che arrivano fin lassù. Esatto, e qui adesso ci ricolleghiamo, esatto, al mercato murato. Magari troviamo qualche indizio lì. Quindi salviamo.